Mi sente? Sì. Speriamo che funzioni. Beh, intanto grazie a tutti di essere qui, grazie a Barbara e a Don Roberto, al Centro Universitario, che è diventato, mi preme dirlo, ormai uno spazio imprescindibile della filosofia a Padova, e quindi io sono contento di tornare qui. Mi sento anche un po' a casa per certi versi, anche perché non ho, come dire, particolari titoli di merito appunto per essere qui, se non appunto l'amicizia, ma l'amicizia mi sembra un grande titolo di merito in questo senso. Allora, in realtà io venendo qua in bicicletta mi sono un po' scervellato nel tentativo di capire da dove cominciare, perché dovete sapere che di questi autori in realtà non parlo da molti anni, credo ormai una decina d'anni, e quando appunto parlai la prima volta di questi autori una decina d'anni fa mi limitai a balbettare qualcosa di incomprensibile. Quindi questo precedente ovviamente mi spaventa parecchio. Perché? Perché Emilio Cioran diceva che non si dovrebbe mai parlare di ciò che si ama, perché il rischio in un certo senso di risultare troppo autoreferenziali, di non riuscire a prendere abbastanza le distanze appunto dagli autori è altissimo, ed è un po' il rischio che corro io oggi. Mi riferisco in particolar modo a Rosenzweig, che è un autore appunto che amo profondamente, che è il grande in realtà rinnovatore della filosofia non solo ebraica del Novecento. E quindi dicevo, mi sono chiesto da dove iniziare, perché è davvero molto difficile in questo caso. Ad esempio devo iniziare spiegando che cos'è il contesto ebraico tedesco di fine Ottocento, perché senza questo contesto non si capisce veramente poco di Buber, Rosenzweig, ma si potrebbero fare molti altri nomi, da Hermann Cohen, Sun Tzu, fino a Ehrenberg, Rosenstock, eccetera, eccetera. E da questo contesto poi che discende quel Levinas di cui avete già sentito parlare, ad esempio. Oggi probabilmente sentirete molte cose che avete già sentito a proposito di Levinas, ma c'è un aspetto importante, ovvero Levinas ne desume da Rosenzweig, ne riprende proprio da Rosenzweig e poi ne sviluppa in maniera molto originale, non c'è dubbio, ma Rosenzweig è il fuoco che alimenta il rinnovamento della filosofia ebraica, ripeto, non solo ebraica, prima in area tedesca e poi in area francese. Potrei cominciare da Hegel, o dalla filosofia dell'idealismo classico tedesco, perché è proprio lì, è proprio su questo, è proprio in questo ambito che Rosenzweig si forma, e anche Buber per la verità, proprio nel confronto con la grande filosofia tedesca che questi autori si formano, e quindi anche qui senza Hegel e senza, diciamo, senza quello che Rosenzweig definì il 1800, per me un inizio e una fine assoluti, no? Il 1800, Goethe, Hegel, in qualche modo punto d'arrivo della parabola filosofica occidentale, no? Dopo di me il deserto, no? O solo varianti, solo ripetizioni. Oppure potrei iniziare anche appunto dal progetto sionista, Theodor Herz, no? Sono gli anni in cui Buber, ad esempio, prende posizione, no? Aderisce al progetto sionista, anche se mantenendo sempre un certo distacco, diciamo, dal fondatore, da Herz, perché in realtà appunto anche questo è un contesto imprescindibile per capire le figure di cui vi voglio parlare. C'è solo l'imbarazzo della scelta appunto, e quindi ho deciso di lasciar perdere questo problema e di cominciare in realtà a lasciar perdere, cioè ogni preambolo, ogni introduzione. Rosenzweig definiva le introduzioni starnazzamenti dopo aver fatto l'uovo, no? Quindi il rischio di starnazzare è altissimo quando ci si chiede appunto da che parte cominciare, no? E quindi ho deciso di lasciar perdere appunto questo problema, anche perché il problema dell'inizio è un falso problema, come vedremo, e ho deciso piuttosto di partire da un
dato biografico che però è decisivo di Franz Rosenzweig. Tenete presente che siamo appunto a fine 800, appunto in quel contesto, in un contesto di ebraismo assimilato. I genitori di Rosenzweig nasce a Kassel, siamo in Assia, in Germania, e i genitori di Rosenzweig non sono degli ortodossi, né tantomeno sono praticanti, sono un po' come quelli che potremmo definire poi cristiani della domenica, sapete? Un po' si recano alla sinagoga locale soltanto nei giorni di grande festività, tanto in occasione delle grandi festività. Rosenzweig cresce in un ambiente colto dell'alta borghesia, ripeto, l'ambiente dell'ebraismo assimilato, compie un corso con honorum importante, deve laurearsi in medicina, però mentre studia medicina in realtà si appassiona irrimediabilmente alla filosofia, fino a che appunto decide di studiare filosofia. Vedrete che appunto, vi racconterò dopo, appunto studia con grandi personalità, con Meinek, che gli propone una tesi di laurea su Hegel e lo Stato. Il libro di Rosenzweig, Hegel e lo Stato, che è la prima grande opera di Rosenzweig, è ormai una, diciamo così, una pietra miliare della letteratura critica su Hegel. E Rosenzweig in fondo è, diciamo così, è un giovane relativista del suo tempo, né più né meno. Dell'ebraismo non sa proprio nulla, se non appunto quello che inevitabilmente poteva respirare nell'ambiente dell'ebraismo assimilato, ma non sa niente e per la verità non nutre nemmeno grande interesse nei confronti, diciamo, dell'ebraismo, dei temi ebraici, eccetera, eccetera. Tant'è vero che nel 1913, siamo come vedete all'alba della guerra, no? Nel 1913 è sul punto di convertirsi al cristianesimo, di battezzarsi, di diventare cristiano luterano, come avevano già fatto i suoi cugini Ehrenberg, Hans Rudolf Ehrenberg. Sono personalità che magari sono nomi che dicono poco, diciamo così, a un grande pubblico, ma sono giovani ragazzi che sono destinati a diventare grandi influenti intellettuali in quell'ambiente, come l'altro cugino Rosenstock. Rosenzweig appunto è ormai convinto, ormai deciso, di convertirsi. Prima però vuole, come dire, assicurarsi che è la scelta giusta, vuole liberarsi da ogni forma ancora di scrupolo e decide, prima di compiere il grande passo, decide perlomeno di visitare la sinagoga e di partecipare a una delle grandi liturgie appunto dell'anno ebraico. E quindi in occasione della festività di Yom Kippur, che è il giorno dell'espiazione, nell'anno appunto liturgico ebraico, si reca alla sinagoga di Berlino, per ragioni di studio. Tenete presente, tipo l'aneddoto che però è interessante, Rosenzweig voleva andare a Kassel con la famiglia, nella sinagoga di Kassel con la famiglia, ma la madre glielo obiettò con parole molto severe, molto dure, e gli disse: non vogliamo apostati nella nostra sinagoga. Proprio perché volete, Rosenzweig aveva fatto conoscere la sua decisione di convertirsi al cristianesimo, non vogliamo apposta, disse la madre. Ripeto, da una signora che non era affatto un'ortodossa, no? Appunto. Ma chiaro, era per la comunità ebraica, era un'ombra, una montagna, no? In un certo senso. E quindi si recò da solo alla sinagoga di Berlino, nella sera di Yom Kippur, e però quell'evento gli cambiò la vita radicalmente. E lui stesso a raccontarlo. Il giorno dopo scrive una lettera che è rimasta fondamentale appunto nella biografia di Rosenzweig, scrive una lettera appunto a Ehrenberg e gli dice: guarda, non è più necessario convertirmi, non è più necessario, mi sono reso conto che ormai non è più indispensabile, non è più necessario. E aggiunge quella esclamazione formidabile: ich bleibe also Jude, rimango dunque ebreo. 1913, questa è la data decisiva, e da qui che ha inizio appunto il rinnovamento della filosofia, ripeto, non solo ebraica, del Novecento. E da qui, ripeto, un giovane ragazzo, era nato nell'80,
1956, che arriva da un ambiente, ripeto, liberale, relativista, assimilato, e che scopre in quella sera di Yom Kippur l'ebraismo, e che vive poi tutto il resto della sua breve vita, perché nel 22 Rosenzweig scopre di essere ammalato di una gravissima malattia, sclerosi laterale amiotrofica, che gli farà perdere progressivamente la funzione motoria, non il pensiero, e che avrebbe dovuto portarlo alla morte nel giro di poco tempo, 6 mesi, che avevano detto i medici al massimo, invece vivrà fino a 29, 7 anni ancora, e in quei 7 anni farà qualcosa di incredibile. Cioè, e la cosa ancora, sapete, più commovente è che non c'è traccia negli scritti di Rosenzweig, mai una sola parola in cui si lamenti, si abbandoni ad un solo, come dire, ad una sola recriminazione nei confronti del suo, diciamo così, infelice destino, al contrario. No? E questo che fa di Rosenzweig, secondo me, un'isola del Novecento, perché è l'unico autore non nichilista del Novecento. Può discutere ovviamente su che cosa significa nichilismo, eccetera, ma è l'unico autore impermeabile letteralmente a quello che è il pathos, diciamo, più diffuso del Novecento, no? Diciamo la sfiducia negli altri, la sfiducia, la morte di Dio inizialmente, la sfiducia nel linguaggio, no? È l'unico autore impermeabile a tutto questo pathos, e che anzi, come dire, combatte, no? Sempre con grande coraggio. Dicevo, è da quel 1913 poi che ha inizio tutta la ricerca, quello che Rosenzweig definirà letteralmente la Teshuvah, cioè ebraicamente il ritorno all'ebraismo. La filosofia di Rosenzweig potremmo definirla proprio così, una filosofia della Teshuvah, una filosofia del ritorno. Vissuta come una specie di secondo esodo per certi versi. Che tipo di esodo? Ecco qua il punto che mi interessa, che è poi il centro dell'argomento di oggi: l'esodo dalla filosofia greca verso Sion, la filosofia ebraica. Questa è la Teshuvah di Rosenzweig. Dicevo, e in questi 7 anni che gli rimangono, anche se lui non lo sa, che gli rimangono da vivere, fa qualcosa di incredibile, ripeto, ed è sorprendente che un uomo in quelle condizioni, ed è anzi stupefacente l'energia che dimostra un uomo nelle sue condizioni fisiche. Pensate, non voglio, come dire, non voglio indulgere in particolari, potrebbero sembrare dare adito così a patetismi, diciamo, inutili, ma pensate che negli ultimi anni della sua vita si era addirittura, in cui era completamente immobilizzato sulla sua sedia a rotelle, si era inventato un complicato martingegno per riuscire a scrivere attraverso il battito delle ciglia. Comunicava con la moglie attraverso il battito delle ciglia, la moglie che era una presenza fondamentale della vita di Rosenzweig, ovviamente si occupava poi di correggere i suoi scritti. Ma in questi 7 anni, ripeto, traduce la Bibbia ebraica con Martin Buber, un'opera incredibile, no? In realtà nel 29 appunto Rosenzweig si spegnerà, il progetto rimarrà incompiuto e lo terminerà Buber molto più tardi, anche perché in mezzo, sapete che cosa c'è in mezzo a tutto questo, no? In mezzo a tutto questo c'è il grande, diciamo così, drammatico, tragico evento della Shoah. La Shoah letteralmente cancella dalla faccia della terra quella formidabile esperienza della simbiosi ebraico-tedesca, da cui sono nati Buber e Rosenzweig, e in cui Rosenzweig credeva ancora. Tutta la vita di Buber e di Rosenzweig vanno sotto il segno appunto della necessità del dialogo, di continuare il dialogo, del dialogo per la pace. Buber, anche quando aderisce al progetto sionista, in realtà tenterà sempre, sarà uno dei grandi sostenitori di un'esigenza di uno Stato binazionale in Palestina, sosterrà sempre i diritti dei palestinesi e sarà sempre molto polemico nei confronti di un'interpretazione meramente politica del progetto sionista. No? Sono i grandi autori del dialogo, perché sono
nato e cresciuto, capite, in quella Germania in cui la simbiosi ebraico-tedesca aveva prodotto letteralmente miracoli, miracoli soprattutto nell'ambiente universitario, nell'ambiente della filosofia, degli studi, e che poi la Shoah, che poi il delirio nazista ha cancellato, no, letteralmente sradicato. Traduce la Bibbia, dicevo, che poi però Buber soltanto negli anni 50 e 60 porterà a compimento, ma una domanda no, ci si potrebbe fare, che bisogno c'era di ritradurre la Bibbia in tedesco quando c'era la versione intera, la versione definitiva? In realtà appunto Rosenzweig lo scrive negli scritti sulla traduzione, che sono fondamentali, in una serie di saggi in cui Rosenzweig riflette appunto su quale sia il compito del traduttore, cosa voglia dire tradurre filosoficamente, no? E spiega appunto che in realtà una nuova traduzione è necessaria, perché la traduzione di Lutero in realtà diciamo così, non è in grado di restituire le singolarità, la singolarità della lingua ebraica, e quindi la traduzione appunto di Buber e Rosenzweig va in questa direzione. Invece si tratta di riuscire, come dire, a portare dentro il tedesco, no, letteralmente, di versare nel vaso della lingua tedesca tutta la bellezza e la singolarità vivente appunto della lingua ebraica, e quindi si inventano letteralmente parole che in tedesco non esistono, come se si trattasse di plasmare con la cera della lingua tedesca appunto le forme inedite, inusuali, no, per una lingua occidentale, dell'ebraico. È una Verdeutschung, cioè letteralmente una trasformazione in tedesco, non una semplice trasposizione di una lingua in un'altra lingua, è letteralmente il tentativo, ripeto, di acclimatare in un'altra lingua la singolarità, la particolarità, l'individualità, il colore, il tono, la vita, no, dell'ebraico. Cioè in altre parole si tratta di far rivivere dentro il tedesco l'ebraico, che sembrava una lingua morta, perduta, no? Una lingua, come dire, come il latino, capite? Cioè come il latino ecclesiastico, cioè una lingua che si usa soltanto per parlare di cose sante, di cose sacre, una lingua ingessata, ossificata. Si trattava di restituire la vita, e bisognava farlo con il tedesco, no? Non c'è nulla più di questa traduzione, appunto di questa impresa appunto traduttoria, che dica meglio l'idea di dialogo, no, tra uomini, tra culture, che hanno Buber e Rosenzweig, appunto. Non solo, poi fonda addirittura nel 20 a Francoforte un istituto, un istituto di studi ebraici, il Lehrhaus, il Freie Jüdische Lehrhaus, la casa libera di studi ebraici, il libero istituto di studi ebraici, appunto, dove si propone in un certo senso di insegnare, tra virgolette, agli ebrei l'ebraismo per certi versi, no? E di rinnovare così dall'interno appunto quell'ambiente assimilato appunto che aveva perduto il nesso con la cultura, la lingua, la filosofia, il pensiero ebraico. Quando in quell'istituto insegnerà Buber, insegna anche ad esempio Erich Fromm, perché sono gli stessi anni in cui a Francoforte, gli studenti di Matteo sapranno molto bene, no? È presente anche quell'altro più famoso, per la verità, grande istituto, che è la scuola, che è stata chiamata la scuola di Francoforte, di Adorno, Keimer, Fromm, no? Mathuse, eccetera, eccetera. Sono gli stessi anni, a Francoforte ci sono queste due grandi realtà, si conoscono ovviamente. E Fromm, ad esempio, è uno dei cosiddetti francofortesi che insegna anche nell'Erhaus, nell'istituto appunto di Rosenzweig, che cerca di fare questo lavoro difficile, ovvero insegnare agli ebrei assimilati che cosa sono sostanzialmente, che cos'è l'ebraismo, no? Fino a che appunto, e continuerà a scrivere, a insegnare, fitti carteggi con tutte le principali personalità del tempo, fino a che appunto ormai consumato dalla malattia nel 29 appunto si spegne, lasciando per la verità un'opera che almeno al momento non venne recepita, non ebbe grande, come dire, fortuna, anzi lo stesso autore, Rosenzweig, la sua opera sono destinati a praticamente un quarantennio di oblio, letteralmente 40 anni di oblio, in cui Rosenzweig si perde
persino ormai nozione. Che cosa era successo in mezzo? Beh, appunto in mezzo c'era stata la Shoah, chiaramente, c'era stata poi la nascita dello Stato di Israele, la vittoria del progetto politico sionista, Buber e Scholem, l'altro grande, no, Gerson Scholem, l'altro grande pensatore appunto del tempo, in dialogo anche egli con Rosenzweig. Sono tutti autori, sapete, che recensiscono le opere di Rosenzweig appena escono, anzi Scholem ha il merito di essere tra i più acuti recensori, almeno inizialmente, ma Buber e Scholem a Gerusalemme verranno emarginati, verranno messi, come dire, in secondo piano, estromessi, loro che hanno sostenuto, ripeto, lo Stato binazionale, i diritti dei palestinesi, che hanno cercato di sottolineare che lo Stato di Israele non doveva essere semplicemente una potenza come le altre, no? Eccetera, eccetera. Dopo, negli anni 60 si riscopre appunto la figura di Rosenzweig, che si comincia a riscoprirla, arrivano le prime traduzioni in inglese, francese, poi quella italiana, che è la terza, ad opera di Bonola, che mi piace sottolinearlo, al quale, come dire, sono infinitamente debitore, perché ha restituito, come dire, il capolavoro di Rosenzweig in un italiano meraviglioso, alludo alla Stella della Redenzione, e questo gigantesco libro meraviglioso, uno dei più bei libri a mio modo di vedere, insomma, della filosofia del Novecento, scritto nel 21, anzi per la verità, cosa ancora più sorprendente, tanto per darvi un'idea, scritto in realtà sul fronte macedone e sul fronte balcanico durante la prima guerra mondiale, perché Rosenzweig, capite, come questi ebrei tedeschi, si sente tedesco, e quando, come dire, quando lo chiamano alle armi, lui combatte con la divisa della Germania, è inviato sul fronte appunto prima in Macedonia e poi sul fronte balcanico, e lì trova ancora il tempo durante le brevi tregue di una guerra di trincea per scrivere dietro delle cartoline postali, per appuntare dietro le cartoline postali appunto il suo pensiero filosofico, inviando le cartoline alla madre. Quando poi torna a casa colleziona, come dire, riprende in mano le cartoline e stende la Stella della Redenzione, che è nata così, è sul fronte, come dire, della prima guerra mondiale, dietro, sul retro delle cartoline postali. E già questo ha dell'incredibile, no? Non è un libro nato, come dire, a tavolino, e quando lo leggete ve ne accorgerete, non è un libro nato a tavolino, come dire, nel chiuso di una stanza con un camino acceso e ben comodi, no? Con tutto l'agio appunto della meditazione, della riflessione, non aveva libri sotto mano, non poteva compulsare la letteratura critica e aggiungere delle note come dovrebbe fare ogni bravo laureando o dottorando in filosofia. È un libro, come dire, è un libro di militanza, letteralmente un libro militante, è un libro che per certi versi si muove, come dire, anche con una rabbia, letteralmente con una rabbia, un furor di bruniana memoria enorme, nei confronti di una filosofia, di una, anzi mi direbbe da dire, di una cultura più in generale, che ha scritolato e rischia di scritolare appunto la vita. E questa cultura appunto è, secondo Rosenzweig, la filosofia occidentale, il pensiero occidentale. È incredibile se pensiamo che sono pochi anni, anzi per la verità i due libri escono nello stesso anno, che è impressionante, cioè Hegel dello Stato e la Stella della Redenzione, ma sono, le date della composizione sono diverse, ma se voi leggete questi due libri, la prima domanda che vi viene alla mente è: ma è lo stesso autore? Che ha scritto Hegel dello Stato e che assume una posizione, ripeto, da veramente da hegeliano o da hegelista, se preferite, perfettamente, ripeto, un storicista, relativista, no? Un figlio del suo tempo, no? Uno che un ragazzo colto che ha letto tutti i filosofi, che ha letto Platone, Aristotele, che conosce almeno a dito Hegel, che adora Goethe, che cita ovunque
disorientato, anzi, come dirà appunto lui in un altro saggio molto bello, molto breve, che però ha lasciato inedito, che si intitola dell'intelletto comune, sano e malato, paralizzato in mezzo a questa ridda di filosofie, no? Quale filosofia scegliere? E perché soprattutto sceglierne una? No? Quale visione della vita aderire? In che cosa credere? E perché crederci? Perché credere a Goethe piuttosto che a Cristo? Si domanda Rosenfeld a un certo punto, quando è vicino alla conversione, no? C'è una domanda inquietante: perché Cristo e non Goethe? So che può sembrare blasfemo, evidentemente, no? Ma è una domanda provocatoria, capite? Questo è Rosenzweig, appunto, lì vicino alla conversione. Ma che cosa c'è in mezzo tra i due libri, appunto? Hegel, lo Stato e la Stella? C'è appunto quella notte di Yom Kippur del 1913. E poi c'è la guerra, poi c'è l'esperienza della guerra. E quando scrive la Stella, questa è la cosa più sorprendente, quando scrive la Stella non è più lo stesso Rosenzweig, non è più lo stesso uomo. Cioè, l'uomo che scrive Hegel dello Stato e l'uomo che scrive la Stella non sono la stessa persona, è letteralmente trasformato, e solo questa trasformazione può spiegare la scrittura della Stella. Perché per dire, se voi leggete Hegel dello Stato, dice, questo sì che ne sa di filosofia, un libro erudito, coltissimo, che conosce tutti i segreti della logica e della dialettica hegeliana, che quindi eviscera perfettamente i testi, conosce tutta la letteratura critica, un libro diligente. Poi leggete la Stella ed è un libro sopra le righe, è un libro che i filosofi non possono accettare. È un libro inaccettabile per i filosofi di mestiere. Chiedete, davvero, non lo sto scherzando, chiedete a qualche accademico, a qualche filosofo, per così dire, di mestiere, che cosa ne pensa della Stella. È un libro appunto scapestrato, scapigliato, no? Che non fa bene il lavoro che dovrebbe fare appunto un filosofo. Capite? È un libro scritto, come dire, sotto l'urgenza del momento, con tutta la passione, il furore, appunto, di un libro militante, ma ripeto, ai filosofi di professione fa uno strano effetto, fa un po', come dire, l'effetto di una giraffa in un giardino all'inglese. È una roba strana, non si sa veramente da che parte pigliarlo, cos'è, che libro è. E sapete, per lo più i filosofi lo liquidano così, è un libro ebraico. Un libro ebraico, cioè è religione, non è filosofia. Solo che, appunto, peccato che la parola religione non compaia mai, neanche una sola volta in questo testo. E peccato anche che appunto poi in una lettera del 25 che si chiama Il Nuovo Pensiero, Rosenzweig dica espressamente: il mio non è un libro ebraico, no, è solamente un sistema di filosofia. E in questo si gioca tutto il paradosso di questo libro, no? Cioè il rapporto tra ebraismo e filosofia, appunto, no? È possibile un sistema ebraico, questo è il punto, no? Punto cruciale, è possibile connotare la filosofia in senso ebraico? È da qui che nasce questa espressione, no? Filosofia ebraica, pensiero ebraico. Fino a prima non si parlava, pensate ai grandi ebrei della storia, il più grande Spinoza. Chi si sognerebbe di parlare di Spinoza come di un sistema ebraico? No? Invece Rosenzweig, come dire, Rosenzweig c'è questa sfida, no? Questa scommessa, fare una filosofia, no? Una filosofia che sia universale, ma farla però appunto con gli strumenti dell'ebraismo. Una filosofia universale che però, proprio in quanto è universale, è ebraica.
se volete anche in polemica e rovesciando un po' il luogo comune, no? Un luogo comune del tempo, ovvero che solo il cristianesimo è universale, solo il cristianesimo è una religione universale. Hegel, di nuovo, no? A noi non viene in mente molto spesso di associare, per esempio, al sistema hegeliano l'aggettivo cristiano. Non ci viene in mente, siamo abituati a pensare che questa è filosofia pura, pura speculazione. E invece appunto la questione forse non è così semplice, non stanno proprio, non sono così appunto semplici le cose. Rosenzweig invece la scommessa è un'altra, cioè mostrare come proprio l'ebraismo invece sia appunto universale, no? E come a partire dalla fonte ebraica sia possibile costruire un sistema filosofico, squisitamente filosofico. Perché l'ebraismo è universale? E qui è, se volete, la grande novità di Rosenzweig, il momento in cui Rosenzweig inverte, per così dire, il corso della storia, no? Cambia di segno letteralmente il modo di leggere l'ebraismo. Perché? Perché fino ad allora l'ebraismo era letto come una religione nazionale, no? Una religione nazionale, il popolo ebraico come un popolo particolare, anzi si direbbe quasi particolaristico, ostinato nella sua caparbio ed ostinato nella sua chiusura, no? Quindi la quintessenza di tutto ciò che è particolare è l'ebraismo, no? E invece Rosenzweig appunto segnala come proprio in questo suo atteggiamento, no? L'ebraismo in realtà riveli l'essenza stessa, passatemi questa espressione, l'essenza stessa dell'umano, no? Cioè l'ebreo è in realtà l'uomo universale. L'ebreo è in realtà l'uomo universale. Perché l'ebreo è l'uomo universale? Perché ciò che connota l'ebreo è la diaspora, è l'esodo, è l'esodo. L'ebreo è l'uomo in un certo senso perennemente in cammino, eternamente in viaggio, no? E questa sua condizione, ripeto, di eterno viandante, no? È la condizione universale dell'umanità per eccellenza, è l'essenza stessa dell'umano. E quindi l'ebreo è colui che è più vicino all'essenza dell'umano, proprio in quanto l'ebreo è appunto la figura dell'esodo, no? Per eccellenza, per definizione. E il popolo ebraico lo incarna storicamente questo, no? Il motivo appunto dell'esodo, del viaggio, del peregrinare. E se è vero che essere uomo significa essere in cammino, allora appunto l'ebreo è colui che è più vicino all'essenza dell'essere umano, è più vicino all'essenza dell'umano. Naturalmente è stata spesso rimproverata poi questa, diciamo, questa visione, questa interpretazione dell'ebraismo, no? L'identità dell'ebreo, ci sono dei saggi bellissimi, Rosenzweig si chiede che cosa significa essere ebreo, appunto, no? L'identità dell'ebreo è in realtà appunto nel suo non avere nessuna identità. L'identità dell'ebreo è nel non avere nessuna identità. L'identità dell'ebreo è appunto il suo essere eternamente in viaggio, perennemente in cammino, no? Ripeto, gli è stata rimproverata perché ci si è chiesti, come del resto non parlo, ci si è chiesti se in realtà questo avere elevato l'esodo, in qualche modo, cioè la figura storica dell'esodo, a dimensione dello spirito, a dimensione dell'anima, li avrebbe fatto, cioè una categoria, come direbbero i filosofi, no? Non sia in realtà, per certi versi, qualcosa che poi ha impedito, no? Ha impedito agli ebrei, o ha ostacolato, tra virgolette, la presa di coscienza storica, no, del momento, cioè insomma, l'ho detto in parole molto semplici, se non sia in realtà qualcosa che poi rischia, tra virgolette, di mettere in discussione il progetto sionista, no? Ovviamente. Ecco. Notate che Rosenzweig non ha mai aderito al sionismo, no?
aveva sempre, come dire, polemizzato con il progetto sionista, no? Ma soprattutto c'è una domanda che incombe sul pensiero di Rosenzweig, ovviamente, e cioè, dopo la Shoah, che ne è del pensiero di Rosenzweig? Capite? Questa è la vera, come dire, domanda, no? Soprattutto appunto dopo che la Shoah ha per certi versi illuminato il progetto sionista, no? Ha gettato sul progetto sionista, tra virgolette, una luce diversa. Come dire, la Shoah in qualche modo ha illuminato, no, il progetto sionista di un nuovo significato, ovvero dopo quello che è accaduto è indispensabile che gli ebrei possano vivere al sicuro e al riparo all'interno di un loro Stato. No? Ora il pensiero di Rosenzweig per certi versi, capite, è invece in antitesi con un'idea di questo tipo, ragion per cui è stato spesso rimproverato di aver fatto della figura dell'esodo, della figura storica dell'esodo, una categoria filosofica, proprio perché in realtà questo chiaramente impedisce di immaginare per gli ebrei una terra stabile, no? Letteralmente. Ciò che invece era l'obiettivo, è l'obiettivo del progetto sionista. No? E qui abbiamo due facce dello stesso, se volete, della stessa medaglia, no? Cioè il dilemma interno all'ebraismo stesso tra appunto sionismo ed antisionismo, che è un aspetto, come dire, fondamentale per capire quel tempo, quell'epoca e quelle domande. Ecco. Ma tornando appunto a noi, dicevo prima, esodo, l'ebreo è appunto il più vicino all'essenza dell'umano, proprio perché è colui che storicamente incarna in realtà l'eterno peregrinare dell'umano, no? L'essere in cammino di tutti gli uomini. Ora, per Rosenzweig questo esodo, ripeto, si configura espressamente come un esodo dalla filosofia greca verso appunto il modo di pensare ebraico, verso il pensiero ebraico. Tutta la filosofia di Rosenzweig, come vi dicevo prima, può essere letta sotto questo segno: l'esodo, la figura esodale, e dall'altro lato, che però è lo stesso movimento, la Teshuvah, il ritorno. L'esodo che però è un ritorno, ma è un ritorno, capite, quello della Teshuvah di Rosenzweig, è un ritorno che in realtà non approda mai definitivamente, appunto, con l'antagonismo, con il sionismo, no? La Teshuvah non ha fine, il ritorno non ha fine, se non appunto in senso messianico, escatologico, messianico. Il nuovo pensiero, come lo chiama lo stesso Rosenzweig, il nuovo pensiero, perché Rosenzweig è il primo in quegli anni, appunto, decenni, ad avvertire in qualche modo che la parabola della filosofia occidentale è finita, proprio terminata, cioè tutte le varianti possibili quel logos greco sono state ormai sperimentate, esaurite, consumate. La filosofia, come dire, si è rotto il giocattolo, letteralmente. E ora c'è bisogno di un nuovo pensiero, proprio das neue Denken, un nuovo pensiero, proprio l'espressione che utilizza Rosenzweig per definire, come dire, la sua filosofia, il nuovo corso del pensiero. E che viene connotato in un senso appunto specificamente ebraico, appunto, come se dalle fonti dell'ebraismo, capite, come se ritornando all'ebraismo fosse possibile trovare quelle risorse che consentono un balzo in avanti oltre la filosofia occidentale. Di nuovo questo movimento, vedete, come dire, no, di sistole e diastole, di contrazione ed espansione, di ritorno e di avanzata, no, di avanzamento, di superamento. Del resto, se, ripeto, come dire, il serbatoio della filosofia occidentale, no, è vuoto, è stato completato, se abbiamo raschiato ormai il fondo del barile, e sul fondo del barile della filosofia
filosofia occidentale non c'è più niente, dove cercare nuove risorse, nuove energie? Rosenzweig cerca in quella che a lui sembra, ripeto, una fonte ancora vergine, fresca, una fonte perenne, come la definisce lui, appunto, che è la Bibbia, la scrittura, la Torah. È lì, ripeto, che secondo Rosenzweig è lì che bisogna attingere nuove energie, nuove forze, appunto, per oltrepassare la filosofia occidentale. Potrebbe sembrare, sapete, non è una diagnosi per certi versi così sconosciuta quella tentativa, no? Basta che pensiate a Nietzsche. No. Voglio dire, più tardi, ma insomma, più o meno negli stessi anni, ma un po' più tardi, di Rosenzweig, sarà Heidegger, no? A ribadire in maniera diversa un po' questo concetto, anche se Heidegger, che in fondo fa un movimento non molto dissimile da quello di Rosenzweig, che ritiene invece che nuove energie per certi versi siano ancora, tra virgolette, nascoste proprio sul fondo del pensiero ebraico, no? E scusate, del pensiero greco chiaramente, come se ci fosse, come se fosse rimasto sul fondo del barile qualcosa di cui nessuno si è ancora accorto, no? Il pensiero presocratico. Sono movimenti non dissimili, quello che conta è che entrambi, no, questi grandi pensatori, avvertono che in un certo senso l'Occidente è arrivato a un punto terminale, no? Questo è il dato significativo, è arrivato a un punto terminale, come se, ripeto, quelle possibilità che offriva la filosofia greca fossero state definitivamente esaurite, consumate. E proprio questa è la sensazione che ha Rosenzweig, e ce l'ha proprio. E La Stella contiene il primo libro della Stella, che è un libro per certi versi che ha una veste hegeliana, no? Un ingannevole, perché è pieno di triadi, gli studenti conoscono le triadi hegeliane, no? È pieno di triadi, c'è in continuazione 3, 3, 3, diviso in tre parti, ciascun libro è diviso a sua volta in tre, no? E così via. Ripeto, nel primo libro, appunto, è una gigantesca, accusa dell'intera tradizione occidentale, ma caso un esempio, cioè in filosofos, contro i filosofi. Il secondo è in teologos, contro teologi. Il primo libro riguarda, o meglio, va sotto il segno, appunto, di quello che Rosenzweig chiama gli elementi o il premondo perenne, il secondo il percorso o il mondo incessantemente rinnovato, e il terzo la figura o l'eterno sovramondo, premondo, mondo, sovramondo. Il primo tratta degli elementi, diciamo, kantianamente si potrebbe dire dei trascendentali, delle condizioni di possibilità, della logica. Sembra veramente una scansione hegeliana, no? Per certi versi, la logica. Poi il secondo invece tratta del mondo reale, presente, del quotidiano, letteralmente. E il terzo invece è il sovramondo, cioè potremmo dire la promessa messianica, la salvezza, la redenzione. Dicevo, nel primo c'è una sorta di, come dicevo prima, veramente bizzarra storia della filosofia, scritta a briglie sciolte, letteralmente, senza nessuna forma di, come dire, sapete, di quella prudenza che si raccomanda all'università, no? Scritta, come dire, con una partecipazione, una condivisione passionale, un'intensità emotiva altissima, nella quale appunto Rosenzweig fa quella diagnosi che vi ho detto, cioè letteralmente non solo Dio è morto, ma la filosofia occidentale è morta con lui, letteralmente, il pensiero occidentale. E perché? Perché il pensiero occidentale è caratterizzato da una domanda, che è: chi esti? Che cos'è?
tutta la filosofia occidentale di matrice greca, quelle categorie che avete già sentito a proposito di Levinas probabilmente, no? Nascono qui, hanno qui il loro terreno, cioè quell'idea Atene, Gerusalemme, la matrice greca, la matrice ebraica, si trova tutto qua nella stella, eh? E poi Levinas, non voglio togliere nessuna originalità, Levinas, intendiamoci, è chiaro, però capite, Levinas poi declina in maniera particolarmente originale temi che sono, come dire, già di Rosenthal degli anni 20. Dicevo, il pensiero occidentale in estrema sintesi è caratterizzato da questa domanda, no? Che cos'è? La filosofia nasce chiedendosi questo, che cos'è? Allora, ad esempio, il nostro tema, no, è che cos'è la persona, che cos'è la persona? C'è un testo che è un testo bellissimo in realtà, sì, che è questo qui, si chiama Dell'intelletto comune sano e malato, che è un testo che in realtà Rosenthal non volle mai pubblicare perché i suoi amici gli dissero che era brutto, che era scritto male, quindi non lo pubblico mai. In realtà è un testo che ha delle pagine sorprendenti, bellissime. In questo testo la domanda, appunto, che cos'è, viene connotata come apoplessia filosofica, una malattia filosofica. Cioè, lo dico in maniera molto semplice, ovviamente è semplicemente un'esagerazione, un po' un'iperbole, no? Ma insomma, l'Occidente si è ammalato di filosofia, letteralmente, si è ammalato di filosofia, e la malattia della filosofia è la paralisi. Apoplessia filosofica la definisce qui, diciamo così, ironicamente, l'autore di questo paradossale libretto, che si propone come un libretto di medicina. No? Apoplessia filosofica. Quali sono i sintomi dell'apoplessia filosofica? Paralisi di fronte al mondo, di fronte alla realtà. Devo andare a comprare un etto di formaggio, ma per strada comincio a chiedermi, ma che cos'è in realtà, propriamente, identity, il formaggio? Qual è l'essenza del formaggio? Devo sposare la mia donna, però mi chiedo, ma cos'è propriamente una donna? Cosa significa essenzialmente o propriamente sposarsi? Oppure pensate a un giudice. Il lavoro di un giudice è particolarmente complicato, no? Deve, come dire, comminare una pena. Però il giudice improvvisamente di fronte, come dire, al colpevole, al reo, comincia a chiedersi, ma che cosa vuol dire essere propriamente colpevole? Che cos'è propriamente un delitto? L'esito è la paralisi. Letteralmente il corpo si immobilizza, la mente comincia a girare su se stessa vorticosamente e non si sa più che precipitare. Non si diventa incapace di muovere anche un solo passo. Quando sono davanti, come dire, davanti alla vetrina del negozio dove devo comprare un etto di formaggio, mi fermo. Non sono più capace nemmeno di proferire questa parola, di formulare questa domanda, perché non so più cosa sia il formaggio. Ora, naturalmente, questo nella realtà non succede, no? Perché nessuno di noi si interroga su che cosa sia, evidentemente, su quale sia l'essenza del formaggio, o su che cosa, quale sia l'essenza di una donna. C'è un bellissimo libro a questo proposito come si chiama ora, non mi ricordo più, Otto, mi pare si chiama, uno scrittore, che si intitola Che cos'è una ragazza? Che cos'è? Un libro molto divertente, molto bello, appunto. Capite? Però provate a pensarci, nella quotidianità non accade, sono gesti che noi compiamo, diciamo automaticamente, in maniera riflessa, nessuno si chiede che cosa sono io, no? Mentre appunto sta appunto andando in un negozio. No? Che cos'è una persona? Quando nessuno si chiede che cos'è una persona quando come dire, incontri qualcuno. Ma però proprio questo è un sintomo che dovrebbe farci riflettere. Come mai nel quotidiano queste domande non sorgono, mentre invece nel filosofico sì? È un sintomo di che cosa? Di una scissione, di una separazione, no? Tra la vita e il pensiero. Come se la filosofia fosse appunto un ambiente protetto, no? Un'isola in mezzo alla realtà quotidiana dove uno si ritira
su cose su cui naturalmente egli stesso non si interroga. Capite? Come mai, ripeto, il filosofo si chiede cose che l'uomo comune non si chiede? Perché appunto nel mondo, nella vita quotidiana, non ci facciamo la domanda che cos'è, mentre invece se la fa il filosofo? Capite? E secondo Rosenzweig un sintomo di una separazione che è avvenuta ed è divenuta ormai irrimediabile, una malattia letteralmente, tra la vita e il pensiero. Qual è l'origine di questa domanda, appunto, che cos'è? La filosofia greca, Socrate. Una tradizione filosofica che parte da Aristotele e che arriva fino a noi, no? Ci ha insegnato appunto che la filosofia nasce con questa domanda, no? Con Socrate, con questa domanda: che cos'è? Che cos'è la giustizia? Che cos'è il bene? No? Che cos'è, eccetera, eccetera. Cos'è l'uomo? E però è proprio questa domanda, capite, che ora è messa radicalmente in discussione. È quella che Rosenzweig chiama la Basis-Frage, la domanda che cos'è. La Basis-Frage, la domanda che cos'è. Perché la domanda che cos'è implica una certa risposta. C'è un punto sul quale magari di solito i filosofi non riflettono, ovvero che dal modo in cui sono poste le domande dipende anche un certo modo di rispondere. No? E quindi quando ti chiedi che cos'è, inevitabilmente obblighi il pensiero a rispondere in un certo modo, che sia tra virgolette conforme appunto alla domanda, no? Che soddisfi la domanda. E la domanda sull'essenza obbliga il pensiero a fare una cosa. Che cosa? Obbliga il pensiero a considerare appunto la realtà immediata, no? Quella che non a caso il pensiero chiama apparenza, d'accordo? Obbliga il pensiero a considerare la realtà immediata, l'immediatezza, l'apparenza, la realtà quale si presenta, il mondo quale appare, appunto, come un mondo ingannevole, giusto? Come un mondo che non è vero, perché in realtà la verità, l'essenza, sta dietro. È una domanda che obbliga in un certo senso a considerare, ripeto, la realtà quale apparenza e a cercare dietro l'apparenza l'essenza. L'aveva già insegnato Nietzsche, no? Questo. Vi ricordate in quel passaggio del Crepuscolo degli Idoli, formidabile, come il mondo vero finì per diventare favola. Passo straordinario, no? E appunto questo, la domanda sull'essenza costringe appunto a screditare, tra virgolette, la realtà quale appare, a cercare dietro l'apparenza appunto l'essenza. E così ad esempio facciamo quando ci interroghiamo sul letto di formaggio, no? Ah, la verità, il letto di formaggio non può essere quel letto di formaggio che io vedo. Ma il formaggio non può essere quale io vedo. Evidentemente dietro quello che io vedo, percepisco, deve esserci l'essenza. Sì o no? Capite? E questo obbliga a fare la domanda che cos'è. Il problema qual è però? Il problema, dice Rosenzweig, è che ora, capite, tutte le risposte alla domanda che cos'è ormai sono state date. Non possiamo dire. Cioè la filosofia, capite, ha sostanzialmente esaurito tutte le varianti possibili alla risposta alla domanda che cos'è. E ora gira a vuoto. È divenuta un giocattolo. Un giocattolo logico nelle mani dei filosofi di mestiere, nelle mani degli accademici, capite? Questo è il senso di Rosenzweig, che aveva avanti a sé una brillantissima carriera accademica alla quale ha rinunciato in seguito appunto a sempre quella notte di Yom Kippur, quella sera di Yom Kippur, no? Capite? È un giocattolo. La filosofia è divenuta un giocattolo, no? Come dire, ti semplicemente assimili alcune regole, no? Alcune nozioni elementari, impari un po' qualcosina di logica, no? E ti metti lì e fai il cubo di Rubik. Questo è il senso. Detto in maniera un po' brutale, no? Però guardate che parole rose sono molto più brutali delle mie, per la verità. Tutte le risposte a quella domanda ormai sono state date. E quindi, ad esempio, alla risposta, no? Poi queste domande, ripeto, sono poste intorno chiaramente ai massimi sistemi. Quali sono i massimi sistemi per la risposta? Sono tre, sempre quelli. Dio, mondo e uomo, no? Sono gli oggetti della filosofia, le tre idee kantiane, ricordo.
concordate, no? Le tre idee kantiane sono, come dire, il mondo antico e il mondo cosmologico, il mondo della physis, no? Il mondo medievale è il mondo teologico, l'età teologica, il mondo di Dio, no? L'oggetto supremo della filosofia è Dio, e l'età moderna l'uomo. L'età moderna è l'età antropologica o psicologica, no? Cartesio, la scoperta dell'io, c'è una foiva, vi ricordate? No, la religione non è altro che antropologia, l'idealismo, il principio di tutto è l'io. Fichte, Hegel, Schelling, no? D'accordo? Che cosa hanno fatto queste tre grandi epoche? Hanno fatto quello che potevano fare, capite, i filosofi una volta che erano posti di fronte alla domanda che cos'è? D'accordo? Che cos'è il mondo? Questa è la domanda della grande filosofia greca antica, no? Che cos'è il mondo? Che cos'è Dio? L'età medievale. Che cos'è l'uomo? L'età moderna. Tutte le risposte sono state date. Il problema è che alla fine, dice Rosenzweig, se voi vi percorrete l'intera storia della filosofia, vi accorgerete che a queste domande, no, una volta appunto che tutte le risposte sono state date, una cosa appare chiara, no? Che in tutti i casi, una volta che io ho esaurito le risposte, rimane solo un dato evidente, cioè che cosa? Nulla. Il nulla. Che cos'è il mondo? Una volta che io ho risposto, ripeto, esaurendo tutte le possibilità offerte dalla domanda che cos'è, rimane solo questo. Nulla. Nulla. Il mondo in realtà non è nulla. Perché non è nulla? Perché se io dico che il mondo, ad esempio, poniamo, non è altro che Dio. No? Spinoza. O se io dico che il mondo in realtà non è altro che l'io. Fichte, l'idealismo. In realtà del mondo ho affermato che non è nulla. Non ne è nulla. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, questa domanda obbliga a fare un gesto del pensiero che è quello che Rosenzweig ammira, che si chiama riduzionismo. Un gesto riduzionistico, capite? La domanda bassist, che cos'è, Tiesti, obbliga il pensiero a fare un gesto riduzionistico, cioè a ridurre ciascuno di questi tre grandi oggetti, per così dire, no? A qualcos'altro. E allora accade, ad esempio, che il mondo viene ridotto o a Dio o all'io. Che Dio viene ridotto o al mondo o all'io, no? Quando Feuerbach dice la religione non è altro che antropologia e Dio non è altro, che cosa? Che la proiezione del mio desiderio di infinità al di fuori di me. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che in realtà Dio è una fantasmagoria, no? È un'illusione, è una, come dire, proiezione, come dire, dell'io sullo schermo della realtà, d'accordo? Un altro riduzionismo, va bene? È chiaro che poi Nietzsche non può che conseguentemente concludere Dio è morto. È evidente, è un passaggio logico, capite? E se siamo sempre all'interno di questo, come dire, di questo gioco, tutti i filosofi corrono, tutti i filosofi occidentali corrono sullo stesso binario, corrono dentro lo stesso binario, ciascuno è obbligato, capite, ad aggiungere qualcosa a quello che hanno detto i predecessori, fondamentalmente in una sorta di effetto domino, no? D'accordo? Fino a che di questi tre oggetti, io, uomo e mondo, non rimane nulla. Perché fino a che, ripeto, una volta che io ho esaurito tutte le risposte e mi sono reso conto che allora, ad esempio, il mondo non è né Dio, non è né io, non rimane altro che dire allora il mondo è nulla. E così Dio, no? Così di Dio. Se Dio non è il mondo e non è nemmeno io, allora è nulla. E così Dio, cioè l'uomo, no? Che cos'è l'uomo appunto? La risposta che ha dato la filosofia, no? Di volta in volta lo vedremo, cos'è l'uomo, per esempio. Spirito o natura? No? Le solite domande, no? Le solite risposte per meglio dire. Che cos'è l'uomo? Spirito, cioè qualcosa che ha un legame preferenziale con Dio. O natura, cioè un pezzo di mondo. Capite? Una volta che io ho esaurito anche in questo caso tutte le risposte, attenzione.
attenzione, tutte le risposte possibili, contemplabili in qualche modo all'interno di questa cornice chiusa dalla domanda che cos'è, non rimane altro che rispondere l'uomo è nulla. Logica conclusione, la vera parola dominante, fondamentale della filosofia occidentale di matrice greca è nulla. Nulla. È l'annuncio di Nietzsche, no? È il grido di Nietzsche, è il nichilismo, è l'avvento del nichilismo, in cui, vi ricordate le parole di Nietzsche, in cui di tutto ciò che un tempo, no, rappresentava un valore dell'Occidente è nulla, è il tempo in cui l'essere è divenuto nulla, tutti i valori sono nulla, vi ricordate, no, le parole di Nietzsche. Ma capite, quello che è interessante in questo, no, nel discorso di Rosenstein appunto, è che in qualche modo tutto ciò ha origine o trae origine proprio da quella domanda iniziale con la quale ha avuto inizio la filosofia, cioè la domanda sull'essenza, che risulta essere, passatemi un po' l'espressione, un po' è l'origine di questa catastrofe annunciata, di questa morte annunciata della filosofia, che si è ridotta ad essere una giostra, no? Un cavallo che gira in tondo, costretto a rifare sempre lo stesso percorso, no? a ricalcare sempre le stesse orme e a ritornare alla posizione di partenza, cioè alla domanda che cos'è. E ripeto, naturalmente, sì, inquietante, infatti questa è la pars destruens, no? Ed è proprio per questo che dice Rosenzweig, e qui però è appunto il nuovo pensiero, no? Il balzo in avanti, come dicevo prima, è per questo che bisogna prendere atto di questa situazione. Naturalmente Rosenzweig sa benissimo che una cosa del genere non gliela si può dire ai filosofi, non gliela si può dire ai filosofi, perché i filosofi ti dicono, ma non hai letto bene Hegel, ma non hai letto bene Platone, ma non hai letto bene Nietzsche. Non gliela si può dire ai filosofi, perché i filosofi ti fanno le pulci e scoprono che non sei stato tanto diligente, per esempio, e che quello che tu hai detto c'è già tutto in Bergson. Capite? E infatti, in questo testo, ad esempio, in cui si prende il gioco chiaramente dei filosofi di mestiere, a un certo punto dice, guarda, non ho scritto questo libro rivolgendosi al lettore esperto, lo chiamano, al lettore esperto, guarda, non ho scritto questo libro per te, affari tuoi, se lo troverai noioso, no, non è scritto per te questo libro. E così si potrebbe dire lo stesso della stella, anche se la stella ha un'ambizione, la stella della redenzione ha un'ambizione enorme, invece, gigantesca, no? Si potrebbe dire lo stesso, non è scritta però per i filosofi di mestiere. Mi verrebbe da pensare che forse nessun grande libro di filosofia è scritto per i filosofi, probabilmente, no? È un altro discorso. Questo però è, ripeto, è la pars destruens, la conclusione di Rosenzweig, detto piaccia o meno, è questa, è inutile tentare di rianimare il corpo morto della filosofia, perché, ripeto, la filosofia occidentale di matrice greca, cioè quella che Rosenzweig riassume sotto il segno del logos greco, no? Letteralmente ha esaurito le sue risorse, le sue possibilità. Del resto, scusate, non è una cosa così, a me pare, assurda da concepire, no? Se la filosofia, come le scienze, come qualunque altra disciplina, è qualcosa di vivo, sì o no? È qualcosa di vivo, allora probabilmente avrà conosciuto una nascita, uno sviluppo e dovrà probabilmente conoscere, non so se l'abbia già conosciuta o meno, secondo Rosenzweig sì, ma probabilmente dovrà anche in qualche modo perire, se è qualcosa di vivo, altrimenti rimane appunto morta lettera, esercizio, come dire, virtuoso o vizioso, no? E dove allora cercare, ripeto, nuove risorse appunto per immaginare qualcosa di diverso? Inutile, ripeto, inutile raschiare il fondo del barile, bisogna cercare altrove, e dove bisogna cercare? Secondo Rosenzweig, dopo la notte di Yom Kippur, appunto, bisogna cercare nella scrittura. Nella scrittura, però di nuovo, non nella scrittura intesa anche qui culturalmente come nell'ambiente dell'ebraismo assimilato, come un palinsesto, no? Di interpretazioni stratificate l'una sopra l'altra, capite?
cioè come un oggetto della cultura o di un interesse meramente storico-critico. Capite? Perché se no torniamo al punto di prima. No, bisogna appunto cercare nella scrittura, ma in una scrittura però liberata dalle stratificazioni, liberata dalle stratificazioni e restituita alla parola viva e vivente. Ecco perché la traduzione si impone, diventa un'esigenza che entrambi, Rosenzweig e Buber, avvertono fortissima, no? Liberare la Bibbia, la Torah, dalle stratificazioni interpretative, per restituirla appunto alla sua lingua viva. E uno dei grandi rammarici di Rosenzweig, il grande rammarico di Rosenzweig, a differenza di Buber ad esempio, no? I due formano veramente, sono due autori molto diversi ma che si completano per certi versi a vicenda, perché mentre Buber è un autore che è cresciuto in ambienti effettivamente ebraici, Buber è viennese, poi soprattutto siccome i genitori si separano, viene spedito a vivere con i nonni a Lemberg in Galizia, cioè nel centro, come dire, dell'ambiente ashkenazita, ebraico ashkenazita, in mezzo alle comunità, come dire, ortodosse. Rosenzweig invece vive, come dire, come vi ho spiegato, nell'alta borghesia tedesca, che dell'ebraismo non sa nulla, e però entrambi, ripeto, poi si completano a vicenda, no? Dicevo, entrambi, il rammarico di Rosenzweig, a differenza di Buber, è che lui in realtà l'ebraico non lo parla, l'ha imparato, se l'è dovuto imparare, studiare, no? E come dire, è diventato così abile da riuscire poi a tradurre, anche se è costretto, nelle lettere, che sono bellissime le lettere tra Buber e Rosenzweig, mentre stanno traducendo, le lettere, è costretto continuamente a chiedere un aiuto a Buber, a chiedergli dei suggerimenti su come tradurre. No, il suo grande rammarico è questo, cioè che l'ebraico per lui è una lingua acquisita, non è la sua lingua madre. Ed è, guardate, non indifferente questo per capire il significato esodale che ha in Rosenzweig, appunto la sua filosofia, no? Cioè, da che cosa in fondo Rosenzweig si sente estromesso quando parla di esodo, no? Dalla lingua ebraica. Dalla lingua ebraica. Che cos'è l'unica cosa che ci unisce veramente, no? È il linguaggio, la possibilità di parlare, la parola. Questa è l'unica cosa. Guarda, dice Rosenberg, si può girare intorno in mille modi, no? Appunto ci si può chiedere quale sia l'essenza della persona, dell'essere umano, che cos'è l'uomo, come dire, appunto rifare tutto il giro della filosofia occidentale alla ricerca dell'essenza dell'uomo, per cercare appunto di individuare se, nonostante tutte le differenze che ci dividono, non ci sia qualcosa in tutti noi di comune, no? Che dovrebbe essere l'essenza. Dice Rosenberg, potete, guardate, mettetevi pure, fate il solito gioco, no? Prendete il trenino e fatelo andare intorno. Non troverete nulla. Non troverete nulla. Perché se c'è una cosa che in realtà è comune a tutti gli esseri umani e fa sì che gli esseri umani siano appunto esseri umani tali, non è altro che la parola, il linguaggio. Non c'è nient'altro, nient'altro. E ovviamente il linguaggio però, attenzione, è sempre è universale e particolare nello stesso tempo, perché poi è il linguaggio di una specifica comunità, ovviamente. E il suo rammarico appunto è quello di essere, come dire, di non parlare l'ebraico, di essere, come dire, fuori, no? In, come dire, in eterno, in una sorta di viaggio di ritorno alla lingua ebraica, no? E questo è l'esodo di Rosenzweig, la sua teshuvah, è il ritorno alla lingua ebraica, no? Però è un ritorno che non si compie mai, non si compie mai definitivamente, proprio perché lui dalla lingua ebraica è, capite, irreparabilmente fuori, irreparabilmente estromesso, come dalla terra promessa, appunto, dalla promessa di una terra nella quale si può soltanto in eterno ritornare, no? Questa è la terra promessa, quella dalla quale si può soltanto eternamente, ripeto, ritornare, senza arrivarci mai, senza giungervi mai. Questo è in estrema sintesi il cuore del pensiero appunto di Rosenzweig, no? Ed è appunto la lingua in realtà
è dal linguaggio, dalla lingua che bisogna ripartire. Dice Rosenthal in un passaggio formidabile, bisogna disimparare la bassistrage, la domanda che cos'è. Bisogna disimparare questa domanda. Bisogna dimenticarla, accantonarla, lasciar perdere. E qual è il suggerimento che dà appunto al tizio che è malato di apoplessia filosofica? Che poi tra l'altro faccio notare, tra parentesi, se avete letto appunto Platone a proposito, no, faccio il filosofo adesso, se avete letto Platone, vi ricorderete che i sintomi dell'apoplessia filosofica sono esattamente quelli che Platone descrive, no? Quando parla di Socrate come la torpedine di mare. Vi ricordate cosa dice Nenone a un certo punto? Guarda Socrate, sei come una torpedine di mare, come mi sembra che tu mi abbia punto, no? Come fa una torpedine di mare, mi sento paralizzato e non so più che cosa risponderti. Sono esattamente gli stessi sintomi che descrive Rosenthal, che sono i sintomi appunto, come dire, di quell'effetto che Socrate produce sui suoi interlocutori. No, avete presente il metodo socratico, no? Che cos'è, che cos'è, che cos'è, che cos'è, che cos'è, finché l'interlocutore a un certo punto dice guarda, non so più cosa risponderti, no? Mi sento paralizzato, ma mi fa venire talmente tanti dubbi che ora non so nemmeno più che cosa sia un letto di formaggio. Dimmelo tu. No? È l'effetto appunto della torpedine, che produce intorpidimento delle membra, paralisi del pensiero, no? Senso di sfiducia nel linguaggio. Non so più cosa significano le parole, non so più cosa voglia dire giustizia, non vuol dire giustizia, non vuol dire uomo, non so più, non so più, no? Sfiducia del linguaggio, d'accordo? Fondamentalmente cosa produce, per il resto era questo che volevo ottenere Socrate, non sapere. Non sapere, no? Produce consapevolezza del fatto di essere ignoranti, del non sapere, no? E da qui però, per muovere dove? Verso l'essenza. Di qui per muovere verso l'essenza. Risultato, qual è però l'essenza? Mai una volta che ci venga detto. No? Mai una volta che ci venga detto. Capite? Ma per forza, dice Rosenzweig, per forza. Perché l'essenza, appunto, in realtà è un'invenzione dei filosofi. L'essenza è un'invenzione dei filosofi. No? È come dire questa parola magica, questa parola magica della filosofia. In realtà bisogna disimparare questa domanda, non bisogna chiedere che cos'è. Bisogna disimparare la filosofia dell'essenza, l'ontologia a tirarli di nasso, no? Bisogna mettere da parte l'ontologia, cioè la filosofia dell'essere, la scienza dell'essere, appunto, perché la domanda che cos'è obbliga a rispondere con è. Giusto? Obbliga a rispondere con è. Che cos'è l'uomo? L'uomo è natura, l'uomo è spirito, giusto? Che cos'è Dio? Dio è natura, Dio è spirito. La domanda che cos'è obbliga a rispondere, no? A sua volta con l'è, cioè con l'essere. Questa è ontologia, l'ontologia. Ed è questo che bisogna disimparare. Sapete perché? Per un motivo molto semplice, perché in realtà, dice Rosenthal, nessuna cosa è. Nessuna cosa è. L'uomo non è. Dio non è. Il mondo non è. Piuttosto, uomo, Dio e mondo accadono. Accadono. Non solo. Accadono. E quindi la filosofia dell'essere deve essere sostituita con un'altra filosofia, che è la filosofia dell'evento, potremmo dire così, o dell'accadimento. No? Le cose non sono. Per far sì che una cosa sia, sapete cosa dovete fare? Dovete fare il lavoro del filosofo, cioè dovete separare l'oggetto dal suo contesto vitale. Per fare in modo che una cosa sia, dovete estrarla dalla vita e metterla nella provetta del filosofo. E così analizzarla e osservarla, capite, in un ambiente separato, in un laboratorio, compiendo delle operazioni del pensiero che sono operazioni artificiali, ad hoc. Questo fa il filosofo di mestiere, no? Estrapola dalla realtà degli oggetti, per esempio Dio, mondo e uomo, no? Li mette dentro
No, li mette dentro dei contenitori e li analizza in vitro, li studia in vitro. Capite? E quindi si può interrogare e chiedersi che cosa sono. Ecco la parolina magica della filosofia, in sé. In sé. No? E di nuovo, mondo greco, Socrate, Platone, no? È quella parolina magica della filosofia, piccolissima parolina della filosofia, che però secondo Rosenzweig ha prodotto enormi danni, no? Cioè in sé. Allora si chiede, una volta che io ho fatto questo gesto, no? Ho preso letto di formaggio e l'ho tolto dal suo contesto e me lo sono portato in laboratorio, me l'ho messo dentro il mio vaso, no? Mi chiedo, che cos'è in sé il formaggio? Cioè propriamente, autenticamente il formaggio, cioè qual è l'idea del formaggio, qual è l'essenza del formaggio, capite? Questo fa il filosofo, separazione tra vita e pensiero, gesto artificiale, violenza esercitata nei confronti della realtà, delle cose, che obbliga le cose ad essere, le cose non sono. Capite? Non hanno un in sé. Sapete perché non hanno un in sé le cose? Perché nessuna cosa in realtà è isolata dalle altre. E infatti Dio, uomo e mondo in sé non sono nulla. Se io prendo l'uomo, lo tiro fuori dalla realtà a forza e lo porto in laboratorio e mi chiedo, oh, ora ce l'ho qua davanti, no? Che cos'è l'uomo? Che cos'è in sé l'uomo? La risposta, una volta che, come dire, ho esaurito tutte le possibilità, no? Che poi fondamentalmente le possibilità sono sempre le possibilità di questo gesto riduzionistico, no? Cioè ridurre l'uno all'altro, o l'uno agli altri, d'accordo? Una volta che ho esaurito le varianti possibili di questo giochetto, non mi rimane che l'unica risposta, che secondo Rosenberg, ripeto, guardate che questo è secondo me un'osservazione di un'intelligenza da non sottovalutare, no? Alla fin fine l'unica risposta, come dire, che rimane, e quella che secondo Rosenberg giace al cuore della filosofia occidentale, è questa: nulla, 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 no? D'accordo? E allora la verità, capite, è che l'uomo tolto dalla vita non è più uomo, molto semplice, non è più nulla, appunto, perché uomo, Dio e mondo sono tali solo e soltanto nel momento in cui accadono entrambi, e anzi tutti e tre, insieme. Non è possibile isolarli. L'uomo è uomo solo e soltanto nella misura in cui è in relazione con il mondo e con Dio. Dio è Dio solo e soltanto nella misura in cui è in relazione con il mondo e con l'uomo. E il mondo è tale solo e soltanto nella misura in cui è in relazione con l'uomo e con Dio. In principio, scriverà Buber nel suo testo più famoso, Io e tu, Ich und du, no? In principio è la relazione. Facendo, come tutti intuite, no? Facendo eco ovviamente a Giovanni, no? In principio è la relazione, tra l'altro di nuovo Giovanni, Matteo di Giovanni, ma Goethe, anche il Faust di Goethe, in principio è l'azione, no? In principio era il verbo, dice Giovanni, in principio era l'azione, dice Goethe, anzi Faust, conclude Rosenzweig, Buber, ma Rosenzweig sottoscrive pienamente, no? In principio è la relazione, capite? E io appunto in quella conferenza, cioè in quell'occasione, una decina d'anni fa circa, in cui tentai la prima volta di parlare di Rosenzweig balbettando appunto qualcosa di incomprensibile, credo di non aver fatto lo stesso anche oggi, appunto parlai in quell'occasione appunto di ontologia della relazione, una sorta di ontologia della relazione, che poi ho visto, cioè non perché l'abbia detto io, intendiamoci, che però leggendo poi quello che nel frattempo è uscito di Rosenzweig, ho visto che è diventato in realtà un'espressione, come dire, corrente per definire il pensiero di Rosenzweig, non credo di essere io l'origine, intendiamoci, non volevo dire questo, ma mi fa piacere, ripeto, che di leggere, anche se ora per esempio adesso, lo dico, come dire, sinceramente, non userei più questa espressione. Cioè suggerisce l'idea ontologia della relazione, ma è ancora sbagliata, è ancora fuorviante, perché non c'è proprio più lo
rischio, entro un po' negli, scusate, non voglio essere troppo tecnico, perdonatemi, però il rischio, no, quando si parla di ontologia della relazione, è quello di fare della relazione un essere a sua volta, cioè di ontologizzare, direbbero i filosofi, il concetto di relazione, cioè di fare della relazione una sostanza, posso riesco a spiegarmi, cioè non ci sono più uomo, Dio e mondo, no? Che non sono più appunto delle sostanze, cioè delle cose in sé, c'è solo la relazione che però appunto potrebbe essere interpretata erroneamente a sua volta come l'unica vera sostanza, l'unico vero in sé. Non so se riesco a spiegarmi, è un passaggio, come dire, un po' tecnico ma molto importante, e invece capite, è sbagliato, non è così. E il concetto di relazione non può essere sostanzializzato, non può essere cosificato, ontologizzato a sua volta, altrimenti si ritorna al punto di prima, cioè si ritorna al bassist trave, alla domanda che cos'è. Allora potrebbe sembrare che Rosenzweig, no? Dopo Socrate, dopo Platone, dopo Aristotele, dopo Tommaso, dopo Cartesio, dopo Hegel, che hanno tutti risposto alla domanda che cos'è, fornendo la loro chiaramente interpretazione, potrebbe sembrare che Rosenzweig alla fine di questa lunga coda appunto di filosofi risponda a sua volta che cos'è, è la relazione. Capite? E invece è proprio questo che bisogna evitare, e Rosenzweig infatti è assolutamente consapevole di questo. La relazione, lo dico in maniera molto semplice, non è una cosa, non è una sostanza, non è un in sé, è un evento. La relazione è un evento, capite? E quindi non ha a che fare con l'essere, non è ontologia, ha a che fare con il tempo. Ha a che fare con il tempo. Tutto il nuovo pensiero di Rosenzweig appunto è una nuova, potremmo dire, filosofia del tempo, no? È necessario rivedere completamente il concetto di tempo. Lo so che mi viene in mente Heidegger, inevitabilmente, ovviamente essere il tempo, ma essere il tempo è ancora lontano, né? Quando Rosenzweig scrive La Stella. Allora in molti si sono chiesti, siccome Heidegger poi è diventato il pensatore più famoso, quantomeno più celebre del Novecento, no? Molti si sono chiesti ovviamente se ci sia un debito, se si conoscesse, Heidegger conoscesse Rosenzweig, bla bla bla, eccetera, eccetera. La verità è certo che sì, anche se ovviamente Heidegger, come sempre, si preoccupa di non svelare mai le sue fonti, perché potrebbe sembrare un'esercizio così originale, no? Si guarda bene dal dire dove testa certi concetti, ma in realtà Carlo Levitt, uno dei suoi grandi allievi, che invece rompeva le uova nel paniere di Heidegger, no? Fin dall'inizio l'ha svelato, e infatti ha scritto, quando è uscito Essere il Tempo nel 27, ha scritto una breve, un soggetto, in una rivista in cui scrive appunto Rosenzweig e Heidegger, postilla a essere il tempo, e mostra come in realtà molti concetti di essere il tempo di Heidegger siano stati, come dire, curiosamente anticipati da Rosenzweig nella Stella della Redenzione. So che queste sono cose che interessano solo ai filosofi di mestiere, ma era per dire come, no? Per dire come il nuovo pensiero di Rosenzweig, benché Rosenzweig il suo autore sia destinato all'oblio subito dopo, no? Negli anni della guerra e della Shoah, in realtà abbia prodotto un vero e proprio terremoto filosofico nel Novecento, forse molto ben al di là delle stesse aspettative del suo autore. E io sono convinto che se la filosofia del Novecento poi ha conosciuto effettivamente un enorme rinnovamento, perché non c'è dubbio, sia in ambiente tedesco che in ambiente francese, beh, molte di quelle linfe vitali che hanno consentito di rinnovare la filosofia sia venuta proprio da Rosenzweig, dal contesto ebraico-tedesco, che ne dicano gli heideggeriani. Questo è il punto, no? Il contesto ebraico-tedesco ha, come dire, alimentato questo formidabile rinnovamento. Basta che pensiate a Levinas, appunto, e a quanto grande è diventata negli ultimi anni la statura ormai riconosciuta, universalmente riconosciuta, di questo autore, che però ha attinto anche lui lì, d'accordo? Dicevo, se avete capito il punto, allora alla domanda che cos'è la persona, ad esempio, che cos'è l'uomo, capite?
non è possibile una risposta soddisfacente. Ed è il motivo per cui tutti noi, dopo che abbiamo ascoltato il filosofo di turno spiegarci che cos'è una persona, ce ne torniamo a casa fondamentalmente, diciamo così, delusi, no? Più o meno delusi, perché? Perché, come dire, inevitabilmente la risposta alla domanda che cos'è opera un riduzionismo. E allora ci viene spontaneo dire, ma c'è anche questo, non è solo questo, no? Sì o no? Ma ripeto, il punto cruciale è questo, bisogna disimparare la domanda che cos'è, restituire la filosofia alla vita, no? Restituirla soprattutto al linguaggio, a una fiducia nella parola parlata, d'accordo? E soprattutto bisogna, come dire, modificare, mutare la nostra concezione del tempo, il nostro orientamento, come dire, all'interno del tempo. Perché? Perché vedete, l'altro passaggio, quando io chiedo che cos'è e rispondo con è, e cioè rispondo con la risposta essenza, che cosa faccio? Provate a pensarci. Disloco fuori del tempo, no? Disloco fuori del tempo un oggetto. Quando io dico che cos'è l'uomo e rispondo l'uomo è spirito, ad esempio, o che cos'è Dio? Dio è spirito. Che cosa faccio? Semplicemente prendo Dio o l'uomo e li colloco e li disloco fuori del tempo, in una sorta di spazio essenziale, eterno, intemporale, no? Tant'è vero che, vi ricordate Platone, le idee non mutano, le cose mutano, ma le idee non mutano, le essenze non possono mutare, no? Allora, è proprio questo gesto, capite, che bisogna in qualche modo respingere, disimparare e respingere, perché invece la relazione obbliga a concepire le cose nel tempo. Nel tempo. C'è un tempo per ogni cosa, letteralmente. C'è un tempo per ogni cosa. Ed ecco che allora torna importante in questo nuovo pensiero di Rosenzweig, di Buber, letteralmente, l'idea dell'anno, no? Dell'anno liturgico, il concetto dell'anno liturgico, cioè il tempo della vita quotidiana, il tempo del quotidiano, letteralmente, che è scandito secondo l'anno, no? Secondo l'anno liturgico, no? Perché capite, se l'uomo, Dio e mondo in sé non sono nulla, ma sono piuttosto qualcosa che accade insieme, capite? Allora il punto è il seguente, cioè che il loro accadere è connotato temporalmente. Questo evento, lo dice la parola stessa, evento, è qualificato immediatamente in senso temporale. C'è un passato, un presente e un futuro. Il passato è il tempo che abbiamo già inevitabilmente da sempre alle spalle. E alle spalle che cosa abbiamo? Abbiamo la nostra storia, la storia di noi come comunità, no? La storia, il nostro, come dire, vissuto biografico in quanto persone. Abbiamo la storia, per esempio, nel caso appunto dell'ebraismo, la storia dell'alleanza, no? La storia raccontata nella Torah, nella Bibbia, che è sempre, come dire, è sempre qualcosa che abbiamo inevitabilmente alle spalle, di cui dobbiamo in qualche modo prendere atto, no? E poi c'è il presente, e il presente è il tempo in cui accade appunto la mia relazione, ad esempio, con l'altro uomo, no? Con il mondo e con Dio. D'accordo? Ed è il presente, il tempo nel quale il passato, come dire, si rende vero, no? È nel presente che io prendo possesso del mio passato e in questo modo lo rendo vero per me, no? Altrimenti il passato rimane come un morto rottame alla deriva. E invece per Rosenzweig, capite, il passato è qualcosa che deve essere in qualche modo rivissuto, no? Di cui bisogna riappropriarsi e riviverlo per renderlo vero, vero per il nostro vissuto, capite? E poi naturalmente il presente, che ad ogni istante, dice Rosenzweig,
viene inghiottito dal passato, no? Viene inghiottito dal passato, apre però anche ad ogni istante sempre al futuro. Che cos'è il presente? Il presente è il tempo dell'istante, no? È il tempo dell'istante, ma che cos'è un istante? Appunto, questa domanda che non si dovrebbe fare, no? Perché l'istante è appunto l'accadere della relazione tra i tempi, passato, presente, futuro. È nel presente che si stabilisce la relazione tra passato e futuro, sì o no? Perché il presente, l'istante, mentre scivola nel passato, mentre slitta inevitabilmente nel passato, anche dischiude sempre il futuro. E che cos'è appunto, o meglio, in che direzione apre il presente? Apre nella direzione appunto dell'istante sempre rinnovato, no? E del futuro messianico. Che cos'è il futuro messianico? La filosofia di Rosenzweig deve essere detta così. Cioè si invertono i termini, non si va dall'inizio alla fine, ma dalla fine all'inizio. Dalla fine all'inizio. È dall'istante ultimo messianico che si deve rileggere a ritroso tutto il tempo. Ed è il futuro quindi messianico per Rosenzweig appunto a costituire in qualche modo il cuore, il centro, il segno, la direzione. E che cos'è il futuro messianico appunto? Beh, chiaramente è quello che c'è scritto, è quello che è nelle scritture. È la promessa, no? È la redenzione, è la redenzione, ma è una redenzione, come dicevo prima, che per Rosenzweig è sempre a venire, sempre a venire. E guai ad immaginare appunto che sia già avvenuta, no? O che tra virgolette possa coincidere con qualche momento della storia. Capite? È sempre a venire. È di nuovo quella figura dell'esodo, no? Dell'esodo perenne di cui vi parlavo. L'uomo è sempre in cammino verso la redenzione e la redenzione viceversa è un evento sempre incombente. Cosa vuol dire sempre incombente? Vuol dire che ogni istante, come dice Rosenzweig, è il tempo giusto. C'è un punto che è cruciale e credo di, non so quanto tempo ho ancora. C'è 10 minuti. Ecco, 10 minuti. Concludo. Sì, esatto, sì. C'è un punto, l'ultimo, che vorrei, come dire, assolutamente segnalare, che è cruciale, e cioè appunto il concetto di messianismo in Rosenzweig, cioè la redenzione, no? La salvezza, la redenzione, d'accordo? Non deve essere intesa semplicemente con un futuro remoto. È un altro errore, quindi è un altro errore, non è un futuro remoto, qualcosa come dire, che io intravedo nelle nebbie del futuro. Rosenzweig, ogni istante, come scrive lui, è il tempo giusto, cioè la redenzione è un evento sospeso sopra ogni istante, in ogni istante può accadere, e anzi, capite, è letteralmente il paradigma dell'evento. È la redenzione che offre a Rosenzweig il paradigma per ripensare il tempo in termini di evento, perché la redenzione è proprio questo, è il prototipo, capite, il paradigma dell'evento, è un evento che è sempre a venire, cioè che incombe sempre in ogni istante e in ogni istante può accadere. Ed è per questo che l'uomo, per Rosenzweig, appunto, che non deve restare immobile ad attendere una rivelazione, una redenzione appunto promessa, in ogni istante invece deve coraggiosamente collaborare all'evento della redenzione. In ogni istante, in tutta la sua vita, che va dalla nascita alla morte, l'essere umano deve collaborare affinché la redenzione avvenga. D'accordo? E quindi, se dovessimo accettare, fare questo, diciamo, fare questa cosa che non si dovrebbe fare, no? E cioè provare a rispondere alla domanda, dopo tutte le premesse che ho fatto, che cos'è l'uomo appunto, che cos'è la persona, posto che, come avete capito, è una domanda che non solo
via, diciamo, facendo finta che Rosenthal non mi senta, no? Si potrebbe dire proprio con le parole di Rosenthal, no? L'uomo, dice Rosenthal, che cos'è l'uomo, no? L'uomo, dice Rosenthal, è una bellissima espressione, quella che lui utilizza in tedesco, è colui che chiede. Solo che la parola tedesca, che è bitten, come quando si dice prego, per esempio, in tedesco, in realtà appunto vuol dire, contiene questa sfumatura che nell'italiano non c'è, è l'uomo che chiede, prega. No? Dice Rosenzweig, chiedere è la cosa più umana che ci sia, la richiesta è la cosa più umana che ci sia, chiedere, come si fa a dire di no a qualcuno che ti chiede? Dice, non puoi dire di no a qualcuno che ti chiede, puoi farlo solo se distogli lo sguardo da lui. Solo se distogli lo sguardo da chi chiede, puoi non dare. Ma se tu appunto lo guardi negli occhi, la sua domanda è irresistibile, la sua richiesta è irresistibile. Ma l'uomo non è solo appunto colui che chiede e prega, è anche proprio per gli stessi motivi per cui vi stavo dicendo, cioè per il motivo per cui non è possibile fissare l'essere umano in una sorta di, in una qualunque essenza, perché l'essere umano piuttosto accade. Allora all'essere umano accade di chiedere, ma non solo o sempre di chiedere. All'essere umano accade di chiedere e poi accade anche di ringraziare per aver ricevuto. E tra la richiesta appunto e il ringraziamento c'è quella parolina che per Rosenthal è la parolina decisiva, cioè e, la congiunzione e. L'uomo è colui che chiede e ringrazia. Questo è l'uomo. Grazie.